Carlo Monia. Al mercato di Piazza Barcellona, un gambo di sedano e un mazzo di Catalogna comprano il banchetto. Nel banchetto accanto un uomo, forse della mia età, dice ad alta rauca voce: Ciro, com'è la Guria? Non capisco con chi stia parlando, ma chiunque sia non mi risponde. Mentre più in là i vigili urbani contestano un problema di strutture a una venditrice confiscato. In un angolo di piazza Barcellona c'è ancora la macchinca di vetro e vetro con il giornale delle formazioni comunista. Un tempo ci affliggevano ogni giorno qualcosa. Adesso penso, adesso quando sei lì a 60 anni, già praticato il mattino dietro il banco deserto e dice ad alta rauca voce: Ciro, com'è la Guria? Non si capisce a chi, ma chiunque sia non ti risponde. Puoi votare in Italia, in Austria, in Turchia, un partito comunista o razzista o islamico, poi tanto in qualche stanza segreta certi uomini potenti sorridendo rigidi gestiscono la cosa. Se la Guria è quella di due banchi più in là, a me sembra una buona. Ma mentre mi allontano, l'uomo chinando il capo, mi pare che rida di un rito che corre, nascosto, e con voce più bassa con orgoglio ancora: Ciro, Ciro. È disponibile la sua ultima fatica, l'effimera commedia, edita da Mirage Edizioni, e c'è la risposta. Famoso scrittore, scrisse: c'è una cosa unica al mondo a Torino, il concettino da balconcino, senza manco prima venire a vederlo, no? È venuto dopo. A Torino abbiamo un'altra unica cosa al mondo, veramente speciale, ed è la casa editrice più piccola del mondo, che inizia la sua scalata proprio, diciamo così, da qua, da questo balcone, e finché non conquistiamo tutto, no? Cioè, oggi con globalizzazione è un attimo, no? E quindi ve la presento adesso, finché siamo così accessibili, perché
finché siamo i più piccoli del mondo, cioè finché sono. La sua direttrice anche oggi ci ha portato una segnalazione dal suo piccolo, ma ben, diciamo così, scelto, come se una scuderia c'hai tu ormai, no? Oriana Conte, facciamogli un applauso per il suo coraggio. Io ho aperto Sui Generis 2 anni fa, quasi 2 anni, ora facciamo 2 anni a novembre del 27, e trovate lì sotto alcune delle pubblicazioni, e oggi vi segnalo che fra 2 giorni organizzeremo una lettura e una proiezione in Cavallerizza, nel Polo Letterario, che sarà alle 21. Proietteremo il film L'Urlo e leggeremo Kedish di Allen Ginsberg. Ora, mentre pensavo ad Allen e alla sua famosa poesia L'Urlo, mi sono collegata su Facebook e ho trovato ispirazione da questo social network. Quanti di voi al balconcino hanno Facebook? Alzate la mano. Tutti, penso. Okay. Chi non sta alzando la mano, secondo me, ce l'ha, sotto un altro nome. Ogni volta se aprite Facebook, nella home page, potete notare che se è successo qualcosa nel mondo, tutti ne stanno parlando. Per esempio un terremoto, per esempio una ragazza che si è fatta filmare mentre faceva cose sporche col suo ragazzo, o il salone di Torino è stato spostato a Milano, insomma, le bacheche diventano tutte uguali. Allora io ho unito un po' questo fatto che stavo leggendo Allen Ginsberg e questo fatto che le bacheche sono uguali, ed è venuta fuori questa cosa qui che ora vi leggo. Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate di condivisione virtuale, spaventate, cagasotto del contatto umano, spostate, devastate, ma sempreverdi opinioniste, che sono ancora hipster e angoli dei risvoltini capitalisti, che salpano marinai con Samperi verso il Pokémon che non c'è, a Central Park, a Auschwitz, a Piazza Borgo, che sono Charlie e poi non lo sono più, satirici senza satira, ma satiri, scambisti, mezzi animali, mezzi uomini, che passeggiano per strade distrutte, mandano sms con 2 euro di offerta, che promuovevano parti del ricavato di profitti per i terremotati, che non si capiva dove finiva, iniziava e si mischiava il marketing al buonismo, o un proposito uscito di merda, o un'incoerenza interna non confessata, inconscia, che costruivano propaganda buona a dare paga ai nuovi psicologi di ieri e domani, che cantavano tremate, le cazzate sono tornate, non se ne sono andate, che fomentavano ire funeste di streghe già a rogo, che crescevano suore all'apparenza, suggerendo di spegnere la TV per essere creativi, come lo smalto tra i piedi di 2 che scopano, perché il kitsch apre sempre nuove e infinite frontiere, che si vestivano di verde e parlavano una lingua aliena alla logica, che petrolio, monete, Wall Street, borse, Europa, exit, libera uscita, se la prendi comoda, creiamo stalli, non facciamo altro, che spostiamo il carnevale di Rio a Praga, e spostiamo Sant'Agata nelle Marche, e spostiamo il sole su Saturno, e muoviamo ogni espressione artistica, che facciamo un agguato alle re delle facciate, che costruivano complottismo, che complottisticamente masticavano per sputare altri complotti, veri, derisi e poi usati, che raccoglievano dati, che i dati, le nostre informazioni personali, scovavano facilmente, mica oro, un clic per collegare un numero di telefono a tutte le promozioni di allungamento del pene che vorreste ricevere, che mangiano tranquilli mentre un qualsiasi telegiornale annuncia notizie tragiche, che l'empatia ricordano di averlo messa nel baratro di una cultura che tosse fa, con le sue miliardi di immagini al giorno. Ho visto le migliori menti contorcersi e lamentarsi, e ogni giorno c'è un urlo generale, e ho visto la mia mente non capirci più un cazzo, chiudersi, sprofondare nel silenzio. L'ho vista annegare, glu glu, glu glu, glu glu, trovare il mondo pieno di feci, ed esprimere, volgare il suo disgusto, essere scoria anche lei, spellere vaccate anche lei, beat beat, drop drop. What kind of generation? What kind generation? Che non sapevano più parlare la loro lingua perché le frasi finivano con dei, che indossavano un burkini su misura a facce di plastica come V per vendetta, che attraversavano luci grigi come le linee delle scheletre di Bosch e si scioglievano come cera, duravano il tempo che durano, che durano, che durano, lo spazio di una candela. Sono venuti a trovarci in un collegamento emotivo da balcone e cortile, una compagnia teatrale incredibile, dicono che sono, alcuni mi hanno detto che loro trattano teatro di improvvisazione, ma non è teatro di improvvisazione, è un teatro veramente fine,
io li annuncio, non so da dove sputteranno fuori, quindi se avete una creatura, diciamo, da cui sottratela, è un momento, diciamo, di attenzione. Li annuncio. Arrivo al teatro! Che appunto fa improvvisazione. E quindi, dato che è più facile farvelo vedere e spiegarvi che cos'è l'improvvisazione, abbiamo deciso oggi di fare qualche piccola esibizione per darvi l'idea. Se volete procedere più avanti, perché avevo proprio bisogno di voi, l'improvvisazione ha bisogno del pubblico. Perché non mangiamo nessuno, tendiamo a non insultare nessuno, quindi se vi fate poco, ecco, perfetto. Perché appunto noi abbiamo bisogno di voi per poter fare quello che facciamo sul palco. L'improvvisazione teatrale non ha bisogno di copione, ha bisogno di creatività. Quindi noi ci muoviamo attraverso voi e la nostra creatività. Allora, per iniziare, io introdurrei subito un concetto. Ognuno di noi a volte, e questo esercizio nello specifico, è praticamente un ingranaggio di una macchina. Noi creeremo qui davanti ai nostri occhi una vera e propria macchina che appunto si muoverà e farà delle cose. Però, per iniziare, abbiamo necessità di una parola per creare la macchina. Una qualunque parola. Scusami? Raudo. Raudo? Ok. Ragazzi, sono orgogliosa di presentarvi la macchina del Raudo. Prego. Stura lavandini.
da... Sono singolo. Non sono singolo. Attenzione, non c'è.
piccola domanda, cosa fai di lavoro? Los. Ok, fa los di lavoro, quindi non il sistema operativo, mi immagino se tu sei un'infermiera. Sì. Ok, perfetto. E tu invece? Io so cosa dovete fare. No, 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 no. Signoretta, la cuoca. La cuoca, benissimo. Allora, tu ci devi dire un difetto e un pregio di Nike. Quanto tempo? Pochissimo. È emotivo? È emotivo? Quanto è il difetto o il pregio? No, non c'è il difetto. No, no, anche un pregio. Oddio, non puoi dire la prima. Ok, tu invece di Consuelo, un pregio o un difetto? Ah, è una moda e una stronza. Benissimo, quindi tu sei emotivo sia come difetto che come... È un po' aberrante. Ecco. Benissimo! Ho una storia da presentarti, ma non voglio più fare. Ok, il vostro primo incontro, dove vi siete conosciuti? Se potete dirlo, ovviamente. Fuori da una birreria, eravate presentati da amici o vi siete incontrati così? Allora, ricapitoliamo, loro sono Aike e Consuelo, stanno insieme da un mese. Aike fa l'os, mentre Consuelo fa la cuoca. Lui è emotivo. Ed emotivo. E borderline. E borderline, benissimo. Lei è amore e stronzi. Amore e stronzi, si sono conosciuti davanti a una galleria. Grazie, grazie all'amico di lei. Quindi adesso voi vedrete la vera storia di Aike e Consuelo. Siamo diventato, forza. Senti, ho appunto detto quei ragazzi alle 9, eh? Non farmi arrivare di nuovo in ritardo, non ce la faccio più ad arrivare in ritardo per colpa tua. Consuelo! Sì, arrivo, ma che palle però, eh! Che palle? Che palle lo dico io, scusa! Vabbè, però, scusa! Perché non sono gli amici tuoi, sei sempre tutta perfetta, puntuale, non sono gli amici miei e te ne sbatti! Perché i tuoi amici sono degli stronzi! Ah, guarda, noi iniziamo questo discorso perché finisce male stasera, eh! Finisce male, me la sento! Hai ragione, ma... Oggi. Io non so come abbiamo fatto darti questo lavoro. Non sai cosa vuol dire. Con l'Italia alla sanità tu lo sai cosa vuol dire lavorare in un ospedale. Vuol dire che prendono te, ecco quello che vuol dire. Vuol dire che appena c'è un amico che sta male tu hai il pioggia addosso o lo rimetti giù dal letto. No, noi siamo ancora amici, vero? Miei amici, dai, allora, perché ti metti queste cazzo di scarpe con i tacchi se dobbiamo camminare? Che cammini così, dai che ora. Ma perché devi tu? Dai, che sono cose di grande mineria. Stasera vorrei andare in un posto che ci fosse della gente, sai? Ti fa male la gente? Lo sai che ti fa male la gente? Solo una volta ho cercato di farmi esplodere. Quello è quando tu fai male alla gente. Coraggio, ti porto in un posto dove spero che almeno di solito in questa birreria. Ma in questa birreria non viene mai nessuno, ma perché continuiamo a venire qua? Ma siamo sempre noi con i tuoi amici, io, tu, i tuoi amici, io, tu, i tuoi amici, che palle! Io volevo altro della mia vita! Amore, ma sai che sei bene stasera? Senti. È la donna più bella che io abbia mai visto in vita mia. Io mi sono rotto i coglioni, va bene? Ciao. Oh, ma guarda dove cazzo vai, capito? Guarda dove cazzo vai! No, oh, guarda dove cazzo vai! Ciao, io sono Nike. Sai, Nike in greco vuol dire vittoria. Come le scarpe! Io sono Consuelo. Ah, sì. Sei messicana, spagnola? No, carina. Mia madre era tipo un po' particolare. Vabbè,
Quasi da solo? No, è con una mia amica, ma è scomparsa. Forse era una mia amica immaginaria, sai? Ti voglio far vedere una cosa? Certo. Guarda. Vedi? Questi gattini. Sono bellissimi. Che merda. Mi piacciono. Tu sei un po' amorevole e un po' stronza, quindi soddisfi tutte le mie due personalità. Poi io... Oh mio Dio! Ho appena divorziato! Cioè, appena... Ok, va bene. Vuoi condividere l'imbarazzo di una domenica al balconcino con me? Davanti a 50 persone, anche di più. Forse 73 se non le puntate bene. Thank you.
potevi. E dunque i nostri protagonisti, l'avete già capito, fingendo di cantare sulle note della loro cultura zigana, loro invece si mandavano degli sms, dei messaggi d'amore, di ribellione, di speranza, di quello anche i nostri giovani, che in questa fase, in questa nostra epoca, si messaggiano simili messaggi. Ecco, questo durò per un paio di settimane, e poi loro morirono, ma alcuni altri, che quei pochi che si salvarono da quell'olocausto, portarono dentro di sé ovviamente per sempre questi canti psichedelici notturni. E nei primi anni 70 tutto giunse nelle orecchie degli artisti rom, che da sempre custodiscono questo, un antico segreto dell'arte, che dice che il dolore viene molto, ma molto meglio se lo canti. Siamo, diciamo così, proprio a un passo dalla terza guerra mondiale, come già ho detto, oggi ci ha portato un'osservazione scientifica che viene fuori
dalla prima guerra mondiale. E già dico, accogliamo! Grazie, buonasera. Oggi dovrei leggere alcuni documenti estremamente eloquenti, secondo me, perché si tratta di estratti di sentenze pronunciate dal Tribunale di Guerra durante la Prima Guerra Mondiale, quindi contro i deputati, ci sono solo le iniziali. Deputato A.E. della provincia di Vercelli, di anni 21, tappezziere e celle, caporale della sesta divisione di fanteria, nel novembre 1917 nella località di Stolo, fece propaganda di guerra contro appunto la guerra tra i soldati, dicendo tra l'altro: sarebbe ora di finirla di fare la guerra, così finirebbe l'inutile macello. Se anche il nemico giunga a Milano non me ne importa nulla. Bisogna essere proprio ciechi per non vedere che non si può più ottenere la vittoria. E così dicendo. Egli mirava ad indebolire lo spirito combattivo e la resistenza dei soldati. Dai risultati del pubblico dibattimento è risultata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di tradimento previsto dall'articolo 72 del codice penale. Il Tribunale Straordinario di Guerra condanna l'imputato alla pena di ergastolo, 2 dicembre 1917. TF, della provincia di Caserta, anni 23, carrettiere, celide, soldato del 23esimo reparto d'assalto, essendo partito il 5 marzo dal proprio reparto con l'obbligo di tornare il 25 dello stesso mese, non lo faceva che il 5 aprile, con 10 giorni di ritardo, con la scusa di essersi fermato dal fratello ferito gravemente al braccio destro e degenerato nell'ospedale di Frosinone. Il Tribunale di Guerra individua gli estremi del reato di diserzione e condanna l'imputato all'ergastolo. Imputato P.G. della provincia di Varese, negli anni 26, muratore celibe, soldato della 154esima fanteria, dato come disperso durante l'attacco sul fronte di Oslavia Seretta il 25 novembre 1915, si costituiva il 14 febbraio 1916 al comando militare di Como, dichiarando di essere sfuggito al momento di essere fatto prigioniero dagli austriaci. Il tribunale accerta che l'imputato si è sottratto ai suoi doveri perché è spinto di andare a rivedere i suoi parenti e lo condanna alla fucilazione a petto, con sentenza eseguita il 15 marzo 1916. L'imputato P.F. della provincia di Alessandria, di anni 22, contadino, celibe, soldato nella 148esima compagnia di mitraglieri, il 16 marzo 1918, presso la zona di guerra, si rivolgeva ai commilitoni con queste parole: per ritornare a casa dovremmo fare così, abbandonare le armi e andarcene, e agli ufficiali che ce ne chiedessero la ragione, rispondere che si agirebbe così per ordine di noi stessi, e se cercassero di fermarci, sarebbe facile metterli a posto. In pubblica udienza, l'imputato ha ammesso il fatto. Tribunale di guerra la condanna a morte con sentenza eseguita il giorno stesso alle ore 19. Grazie. Thank you.
chiama suicidio collettivo. Thank you.
centimetro 25 centimetri. Ah, 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 ah,